Ciao a tutti! Allora, oggi sembro una vecchietta perché tipo ho questa crocchia in testa, che se vi interessa come si fa, magari vi faccio vedere come si fa, solo che adesso mi fa fatica levarla, cioè scioglierla. Allora, cosa da dire? Ieri sono andata dalla Kiko, cioè sono andata in centro, sono andata dalla Kiko, da H&M o H&M o H&M, per capirci meglio. Da Zara, da... E basta. Allora, iniziamo da Kiko perché comunque è il negozio dove vado spesso, no? E, insomma, iniziamo da Kiko. Allora, da Kiko ho preso questa matita per le sopracciglia. Questa è la 04. Scusate la luce. Sì, dai, non si vede niente. Ecco, così si vede. Ed è questo colore qui, marrone. Di qua hai la parte del pennellino. E c'era un colore che era più scuro di questo, più chiaro e poi c'era nero. Io l'ho preso così perché comunque si avvicina alle mie sopracciglia. Molto. Ora ce l'ho su, infatti mi piace molto. Poi ho comprato, oddio, la scala l'ho buttata via, vabbè, il 102 della Colespear, ovvero questo bellissimo duo di questo verde e di questo vinaccia. Il 102. Oddio, mi sa che mi sono macchiata, appunto. Io sono forte. Dicevo il 102. Il 102 e questi sono i colori. Che tra l'altro li ho anche su gli occhi. Sì, possiamo farcela. Ecco così. Ho fatto questo trucco molto semplice, che è molto carino. E questo ombretto può essere usato bagnato e asciutto. E quindi alla Kiko ho comprato solo queste due cose, solo queste, perché comunque volevo mantenere un po' leggera con gli acquisti. Poi sono andata da H&M e siccome una mia amica doveva comprare una palette di H&M, mi ha detto, compriamo qualcosa anche te, se no io questa non la prendo. Va bene. Quindi sono andata su Lucida Labbra, perché comunque, non lo so, mi ispiravano Lucida Labbra. Perché il packaging è davvero una cosa stupenda. E quindi ho preso questo lip gloss. Tra l'altro il packaging è stupendo, mi piace molto questo effetto zebrato, nero e celeste, molto bello. Il colore è questo qui. Lo metto su. Non so perché sono venuti dei buchetti su. Allora non si vede prima. C'è dei buchi, non lo so. Scusate, io piglio lo specchio perché sennò faccio un casino. È molto carino. Lo voleva anche la nonna, perché i venerdì sono da lei, no? E quindi gliel'ho fatto vedere e ha detto lo voglio anch'io, prendilo anche a me. E quindi ci sta che è la prossima volta che io prenda questo qui. Comunque questo è il colore, come faccio a farlo vedere? Si vede. Poi vabbè, sono andata da Zara a prendere un golfino. Ve lo faccio vedere. Golfino color ghiaccio, che è in questo modo, che qui davanti si aggancia, ci sono i bottoni, allora, ci sono i bottoni davanti, sono piccini così. E si può tenere aperto, io lo tengo aperto. E si può chiudere tutto oppure fino a metà come volete. Questo è costato 14,95 euro. Quello più lungo, cioè
più lungo, tipo lungo fino, non lo so, sopra il ginocchio, veniva 25 euro. Ho detto, vabbè, prendiamo questo perché comunque spendere 25 euro per un golf, lì poi non me la sentivo, visto che devo comprare altre cose. E allora ho preso questo. Questa è la taglia L, perché comunque lo volevo abbastanza largo come golf. Poi sono andata da un cinese e dal cinese ho preso un altro maglioncino che adesso vado a prendere. Eccomi, scusate la disorganizzazione. Ed è questo qua, il filo qua. È nero, è corto, come vedete. Indossato arriva sopra la pancia. Qui ci sono tre bottoni che ovviamente questo va portato agganciato, che agganciandoli risultano stretti sopra la pancia e potrebbe è tipo un coprispalle, perché comunque a maniche lunghe è tipo un coprispalle, solo che non è aperto, ma qui si aggancia. Bellissimo questo sfondo dietro. E questo l'ho pagato 11,90 euro. È la taglia SM. E io sono dell'idea che anche i golf che tipo si comprano, magari che non sono di marca, come quelli che ho preso da cinesi, secondo me sono validi. Perché comunque, anche se tu puoi comprare dei pantaloni che costano 200 euro, ma se poi si sciupano come gli altri, non è che si sciupano un po' tardi, cioè non lo so questa cosa, ma comunque io sono di questa idea qui, quindi se qui io non spenderei mai, ad esempio, dei soldi, ho tipo 200 euro per un paio di jeans, anche perché non me lo posso permettere di spenderci quei soldi. Magari se potessi permettermi, forse li spenderei, ma non avrebbe molto senso, anche perché con 200 euro ti puoi comprare molte cose. Non solo, appunto, un paio di jeans. È come la Mac, io la Mac non la capisco. Far costare 15 euro gli ombretti, come, cioè, 15 euro magari ti puoi comprare una palette o due palette. È questo che non capisco. Un ombretto che poi saranno così, gli ombretti della Mac. Anzi, no, saranno più o meno come questa cialdina qui, forse più piccoli, sì, molto più piccoli di questa. Questa è così, molto più piccola di questa. E farli pagare 22 euro, che tra l'altro con 22 euro uno si compra, se non due palette da 88 colori, più o meno, giù, su più giù, una palette e mezzo, via. E confrontare 8, 8, cioè, 2, 100 ombretti con un ombretto solo mi sembra un pochino, cioè non mi sembra il caso. E quindi io dalla Mac non ci comprerei niente. Mi garba il set, la nuova collezione Tartan, perché è bellino il packaging, però tipo non ci spenderei mai tutti quei soldi per, che so, un ombretto, magari un set di pennelli. Comunque, chiusa questa parentesi, volevo parlarvi del Fix Plus, ovvero il fissante per ombretti, per intensificare i colori, eccetera. Il Fix Plus lo potete trovare dalla Mac, però si può anche fare in casa. Infatti, io l'ho fatta quello qui. Ciao! Allora, vi occorre per farlo una bottiglia vuota. Io ce l'ho grande perché non ce l'avevo piccola, ma comunque vi basta quanto l'altezza della mia mano. Peccato, sta luce mi dà noia. Ovvero, cioè, vi va bene anche se tipo arriva qua, è piccina così la vostra bottiglia. Io ce l'ho più grande, ma comunque la riempio fino a qui, quindi meno della metà. Poi vi occorre acqua distillata, che è quella che usate anche per stirare, quindi è reperibile in casa. E glicerina. La glicerina o il gliceroro, cioè sulla confezione, che è da 50 grammi, ci trovate scritto glicerolo. La trovate in farmacia, non costa tantissimo, costa tipo 2,50 euro. E le bottiglie, questa l'ho presa in negozio dalla mia mamma. Però le bottiglie, tipo, ho visto che dalla Sephora ci sono e costano 0,50 euro. Quindi neanche tanto. Anche perché confrontate che 50 grammi di glicerina vi bastano per tipo 10 Fix Plus. E facendo i calcoli, se voi comprate tipo
Qui costa 15 euro l'Express Pass. 15 per 10 ci spendete 150 euro, mentre ci spendete meno se magari ve lo fate in casa. Basta anche una bottiglia come questa, è alta in questo modo, compreso il tappo, dico. Cioè, non è importante, anche perché, come vedete, il prodotto che ci mettete dentro, cavolo, non si vede niente. Il prodotto, aiuto, che ci mettete dentro sarà alto quanto la vostra bottiglia. Sarà l'impiego di tutto quello. Una cosa molto importante, quando fate il Fix Plus, allora, intanto, poi vi spiegherò le parti, ma quando lo fate, cioè, dal momento in cui dovete, passano 2 settimane, ovvero ha una scadenza, passano 2 settimane, dopo 2 settimane, se voi l'avete finito, no, va buttato, perché sennò può causare irritazioni. E quando io lo finisco, cioè quando lo vado a finire, magari lo facciamo insieme questo procedimento, anche perché adesso non ho altre bottiglie, quindi non potrei farle. Alcuni dicono che è meglio non utilizzare la glicerina. È meglio non utilizzare la glicerina perché secca la pelle. Non è vero, perché la glicerina è un idratante, quindi non secca la pelle. E questo l'hanno detto anche molte altre ragazze che sono su YouTube. Infatti non secca la pelle la glicerina, è un idratante, si può bere benissimo, non fa male. E poi, cioè, ogni volta che lo usate dovete agitarlo. Comunque è formato da 9 parti d'acqua e una parte di glicerina. Magari poi vi spiegherò meglio come si fa, perché sennò poi i video diventano troppo lunghi, palloni, bla bla bla, questo quanto parla, eccetera, eccetera. Comunque, allora, che c'è da dire? Nulla. Quindi non c'è da dire nient'altro. Vi do, vi mando un grosso bacione e ci si becca al prossimo video.